Oggi i comitati cittadini hanno incontrato una delegazione europea sulla possibilità che si realizzi una discarica a Monti dell'Ortaccio. Che cosa vi aspettate da questo incontro? Ci aspettiamo che la Comunità Europea intervenga e faccia rispettare le leggi europee, a questo serve, a questo aspettiamo che svolga il proprio compito europei. Noi cittadini valigari siamo stanchi da 40 anni, ci stiamo battendo inascoltati, tutti i passaggi ormai sono molto chiari, dalle istituzioni che hanno detto no, dall'ENAC che ha detto no, all'ente bacino che abbiamo visto le falde. Ci aspettiamo che l'Unione Europea riprenda in mano un po' tutta la documentazione e faccia rispettare la riqualificazione della Valle Galeria e non che venga messa un'altra discarica nuovamente nella Valle Galeria stessa. Qual è l'alternativa? Le alternative sono quattro e sono fondamentalmente legate ai 1300 tonnellate di rifiuti che non si riescono a trattare qua a Roma, ed è un fatto sconvolgente che non si riesce a capire in questi anni il perché non si riescono a trattare 1300 tonnellate. Possono essere trattate, ci hanno detto gli ingegneri che lavorano a Lama, all'interno dei stabilimenti che sono del comune di Roma, possono portare questa volumetria a 4.000 tonnellate, sono 1.300 tonnellate, non si riesce a farlo. Poi si possono fare altre alternative, che quelle lì di portare fuori regione queste benedette 1.300 tonnellate trattate. Possono essere sfruttate le varie discariche che sono nella provincia di Roma, perché la provincia di Roma è partita dalla raccolta differenziata. Poi abbiamo un'altra alternativa, è stata messa in campo nel 2011, Bracciano Ambiente ha portato in Regione Lazio la possibilità di aumentare la volumetria della discarica che si trova a Cupinoro. Perché non farlo? Ci sono altre alternative. Si deve mettere in testa il commissario Sottile che ci sono e lui lo doveva vedere all'interno di tutta la provincia di Roma. Grazie. Quanto incide la debolezza della politica su questo punto? No, incide che è l'impotenza della politica più che la debolezza della politica, perché se i 20.000 cittadini hanno votato in questi anni i loro rappresentanti per far sì che il loro diritto alla vita, alla qualità della vita potesse essere difeso da loro, nessuno ha mosso un dito da destra a sinistra, insomma. Adesso vediamo che i dati della Sicilia hanno fatto sì che sono stati spazzati via tutti i partiti tradizionali, forse la politica si sveglierà.